Si avvicina la fine dell'anno commerciale ed è naturale che i vari comparti del porto Labronico comincino a fare i primi consuntivi. Lo ha fatto in grande stile la società di gestione del terminal passeggeri di Livorno, l'ormai nota Porto di Livorno 2000, che dal 1999. Ottobre prossimo l'Unione Inquilini di Livorno e Provincia chiama l'intera città alla mobilitazione su un tema di gravità sociale come quello della casa. Il titolo della manifestazione popolare è La casa è un diritto, perdi il lavoro, perdi la casa. Paolo Gangemi, uno degli animatori dell'Unione Inquilini, qual è il senso di questa vostra operazione? Ma è una manifestazione che si svolge in tutta Italia oggi, nel mese di ottobre, un mese mondiale contro per gli sfratti zero. In Italia, in 16 regioni e in 50 province, ci sono iniziative come quelle che facciamo domattina noi. Noi domattina partiremo dalle 10 da Piazza Grande, andremo poi un po' per il centro, porteremo poi il messaggio sia al sindaco che al prefetto e vogliamo con questa manifestazione denunciare un problema semplicissimo. Con i dati del 2011, il Ministero degli Interni, a Livorno una famiglia, ogni 40 famiglie che hanno un appartamento in affitto dai privati, ha lo sfratto di morosità, contro una media nazionale che è molto più alta. Una ogni 170 per le famiglie residenti e a livello toscano una ogni 300. Quindi Livorno è una città più sfrattata d'Italia, insieme a altri piccoli centri. È dovuta a cosa? Alla mancanza del lavoro. Famiglie che fino a 3 anni fa pagavano regolarmente l'affitto, oggi hanno perso il lavoro e non lo pagano più. Il porto non c'è più occupazione. Le fabbriche mettono in cassa integrazione. Gli uffici commerciali e i negozi chiudono. Quindi è un'emergenza lavoro più che un'emergenza sfratti. Noi chiediamo il blocco degli sfratti al 31 dicembre, perché non possiamo permettere che i bambini e i minori vadino in mezzo di strada, chiediamo risorse al governo per indennizzare la proprietà privata che molto spesso non prende affitto per 15 mesi, alla quale noi rivolgiamo un appello, abbassate gli affitti, fate il canone concordato e noi avremo anche risorse assieme al comune per poter sostenere un affitto più basso. Questo è l'unico modo per poter dare una risposta, perché non è possibile buttare fuori di casa 1.000 famiglie a Livorno, è un problema di ordine pubblico. Ecco, per questo motivo, alla fine della manifestazione, una vostra delegazione si recherà dal sindaco e dal prefetto. Quali sono state le risposte che avete monitorato sul territorio di Livorno in relazione alle vostre richieste? Ma al sindaco e al prefetto porteremo una lettera aperta, poi faremo incontri anche successivi. Al sindaco chiediamo che il Consiglio Comunale, la Giunta, metta all'ordine del giorno questa questione, che è emergenza della città. Al prefetto chiediamo di fare la stessa cosa verso il governo e chiediamo di bloccare gli sfratti al 31 dicembre 2012, in modo di avere per il Comune la possibilità di continuare quelle soluzioni di emergenza che ci sono state, ma che sono assolutamente insufficienti. Cioè è una goccia nel mare. O si prende il problema a monte e si affronta la questione che uno senza lavoro non può pagare l'affitto, o altrimenti ci troveremo con le persone che andranno per strada, sotto ponti, in roulotte, in macchina, e quindi si crea anche un problema d'ordine pubblico sostanzialmente. Noi vogliamo che questa questione sia presa nell'agenda della città.